il grano arriva dall'estero, il latte arriva dall'estero col conservante. Noi abbiamo il latte prodotto dalla Calabria, che è un prodotto genuino col sole della Calabria, e andiamo a comprare latte che si trasporta acido, quando noi possiamo avere tutte queste persone qua che lavorano, che sono da generazione a generazione, da padre in figlio, e i figli di un allevatore devono andare a lavorare in Germania. E le nostre terre, cosa devono produrre le nostre terre? Bene. Ah, le lasciamo così, sentiamo, a simboschire. Ok, sentiamo un attimo il sindaco. Il discorso è questo, bisogna bloccare l'importazione, così i nostri prodotti aumentano. Bene, grazie, con un applauso a Pasquale, bravo Pasquale. Manca qua. Mancano i grossi nomi, evidentemente. Per esempio, no, per esempio. Non farmeli dire, no, sappiamo. No. Beh, qua non vedo Nola, non lo vedrai mai. Nola non c'è. Non è, no. Ma non voglio parlare di altro, non si dicono i nomi. Te ne ho detto uno, basta per tutti. Perché non sono vicino ai piccoli agricoltori? Perché non vengono a manifestare? Qual è? Forse loro stanno meglio, hanno altri canali. Come funziona? Non deve entrare più roba estera, perché ora siamo stufi. Voi sapete che entra qui in Calabria? Sì, entrano, va bene, ce lo dicono i commercianti stessi, ma ce l'hai stessi, quando vengono a comprare l'agnello e il capretto. Cosa dicono? Ci dicono che entra roba estera e arrivano puliti già qua in Calabria a 2 euro. I nostri padri hanno fatto i sacrifici a costruire delle aziende, quelle che hanno potuto, e noi le stiamo abbiamo portando a distruggere perché non ce la facciamo più. Il nostro latte da dove arrivi tu? Da Cutro. Il nostro latte è buonissimo, è un latte d'occo, però non è valorizzato. Come ti chiami tu? Gaetano Benito. Grazie Gaetano. L'agnello va a 13 euro, il capretto a 15 euro. Quindi è quello buono? È l'agnello, è il nostro prodotto, a noi ce lo pagano a 2,50 euro. Dopo Natale 2,50 euro e nei periodi di festa 3 euro, 3,50 euro. E le dobbiamo pure ringraziare. Grazie.